E si parte, Orchestra Italiana a Filadelfia, siamo partiti alla grande, buongiorno amici di Sorriso TV e bentornati a Giro di Tacco, nuova settimana, nuovi ospiti, oggi avremo un andirivieni, prima un ospite e poi l'altra, ma in realtà fanno parte di un'unica grande orchestra, orchestra che ha una storia immensa, però io ho l'onore veramente di poter avere qui Rosita, l'Orchestra Filadelfia, ciao Rosita! Che bella presentazione, buongiorno, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti. Allora intanto, beh, Rosita, tu hai preso formazione proprio all'interno dell'Orchestra Filadelfia il 15 novembre 2023 in una bellissima serata, serata magica, io ero presente, tu lo sai, al Teatro Conchitti a Ladro. Esatto, mi avete tenuto a battesimo, insomma. Ora sono passati un po' di mesi, quindi ti chiedo come sta andando questa nuova esperienza? Molto bene, mi sto trovando davvero bene con tutti i ragazzi che ovviamente saluto, tutta la famiglia Madera che mi ha accolto davvero, davvero in famiglia e sto ricevendo veramente grandi, grandi soddisfazioni, è un ambiente veramente positivo, solare, ci stiamo veramente divertendo in queste serate e devo dire che anche il pubblico ci sta dando tante bellissime conferme. E allora ti chiedo di raccontare in tre aggettivi una serata a Filadelfia. Ah, che Cosa bella questa trovano domanda, cosa trova il eh? pubblico quando viene a vedere una vostra bella serata? Allora, sicuramente non voglio cadere sul banale perché io non sono un po' creativa. Giusto ed è giusto così. Credo sicuramente un po' di simpatia, come si può dire, in modo spiritoso, ironia. Ecco, questa è la prima cosa. La voglia di giocare attraverso la musica e sicuramente il ballo che non mancherà mai, ma anche l'emozione. L'emozione è qualcosa che tocca sicuramente le persone quando cerchiamo di trasmettere attraverso alcune canzoni, ma sicuramente questo ritmo di allegria e ironia c'è sempre in tutta la serata e cerchiamo di trasmettere questo, la nostra voglia di divertirci insieme a tante persone. Ascolta, c'è una canzone, un brano che tu proponi che adesso ti emoziona tanto quando lo fai sul palco? Beh, sicuramente sì, ce ne sono diversi, però diciamo che il primo che mi viene sempre in mente è sicuramente il mio cavallo di battaglia, perché insomma mi accompagna da sempre, me lo chiedono sempre, e perché penso che alla fine, nonostante sia una canzone molto difficile e l'artista che la canta, è inavvicinabile, però alla fine è un po' è la canzone che mi rappresenta di più, perché ho iniziato con questa. Avevo 8 anni quando l'ho ascoltata e questa è I Will Always Love You di Whitney Houston. Beh, Quindi sicuramente. sicuramente inavvicinabile la sua interpretazione alla mia, però poi alla fine è qualcosa che sento dentro e quando la senti dentro è parte tua, perché io credo che le canzoni non sono di proprietà poi di nessuno, sono delle persone. E se una canzone la senti e la vivi, alla fine è quello che conta. Cioè, alla fine le canzoni ci vogliono solo accarezzare l'anima. Ti posso dire che però da esterno, quando tu interpreti questo brano, veramente si vede la tua emozione che fa parte di te e riesci a far emozionare un po' tutti, perché veramente da esterno te lo posso dire, perché mentre sei su un palco è Grazie. difficile notare, no, le sfumature, però magari a guardare gli occhi delle persone riesci sempre a far emozionare interpretando Grazie. questo Negli grande brano. anni ho avuto forse attraverso l'esperienza, prima ero io che mi agitavo di più, molto di più. Negli anni riesco a tenere a bada di più l'emozione che ovviamente c'è sempre e riesco a vederla un po' negli altri, la riesco a vedere, poi questa è una conferma quella che mi dici, quindi la sento e la vedo, probabilmente lo inizio a sentire proprio quasi quando sto per concludere il brano, inizio ad avvertire questa magia che si è creata, proprio qualcosa che si è costruito negli anni, nel tempo sono riuscita a trovare questo mix. Ecco, tra l'altro la tua storia musicale però parte da un po' di tempo perché hai un percorso veramente di tutto rispetto alle spalle, hai fatto parte di grandissime orchestre, hai fatto parte anche Certo. del folklore, no? Romagnolo, perché è veramente. Sì, assolutamente. Ho vissuto, diciamo, il
le radici del folk, quindi dal folk romagnolo con Moreno il Biondo, poi sono entrata nella grande orchestra di Gianmarco Bagutti, quindi il folk piacentino, quindi ho vissuto proprio queste due realtà che hanno creato la storia della musica da ballo e quindi ho assorbito da entrambe una consapevolezza di questo mondo. E poi però ora sta uscendo anche una parte di me che era stata messa un po' da parte, quella parte un po' più rock, un po' più pop, un po' più spiritosa che appunto con i Philadelphia esce tantissimo. Quindi ho unito un po' quello che è stata la mia storia con quello che ho imparato, che è stato tanto, sicuramente. Eh sì, anche perché poi sono tutti ragazzi giovani, chi fa parte dell'orchestra sono veramente giovanissimi, anzi se vuoi Rosita ti do la possibilità di salutarli, sicuramente ci stanno guardando, quindi li Certo, salutiamo tutti, voglio li salutare i nominiamo perché sono ragazzi. tutti dei grandi professionisti. Allora, un saluto generale a questa bellissima famiglia chiamata Philadelphia, a tutti i ragazzi che insomma in tutte le serate danno il massimo per la musica e per le persone. Ci stiamo divertendo tanto, ragazzi, sta per arrivare l'estate, quindi direi che ci aspetta un'estate meravigliosa, scoppiettante, già si avverte, già si avverte. E poi, permettimi, salutiamo anche il boss, colui che ha dato il via a tutta Certo. questa grande storia, Franco Madera, colui che porta avanti questa grande storia, Cristian Madera e le edizioni Sì. C-Music, perché veramente, come dire, sostengono questa grande orchestra e portano avanti. Sì. Questa idea nasce appunto da Franco e Cristian. Noi abbiamo creato una piccola rubrica settimanale nei social che esce il mercoledì alle 18, proprio nelle nostre pagine. E proprio Cristian ha raccontato come è nata questa orchestra e come è nato questo nome, che è un po' particolare se ci pensiamo, no? È proprio un'idea nata tra padre e figlio, che è stata poi portata avanti in questi 30 anni, e con questo nome che in quel periodo funzionavano tanto questi nomi di città come appunto Philadelphia, modernizzato in italiano, ecco, senza scriverlo PH, ma semplicemente Philadelphia. Quindi è veramente una bella storia quella dei Philadelphia. E piano piano la scoprirete perché vi vogliamo raccontare tanti retroscena. Allora, hai parlato di social, so che siete attivissimi, io sbircio le vostre rubriche, anche perché ci sono tante belle chicche che raccontate durante proprio questi brevi video. Grazie. Ricordiamo quindi i modi per rimanere in collegamento con l'Orchestra Philadelphia dai social, so che c'è anche un bellissimo numero, quindi prendete carta e penna perché è Eh importante. sì, allora sicuramente Facebook Orchestra Philadelphia, ma abbiamo anche Instagram. Instagram lo stiamo proprio lanciando tantissimo, che è Philadelphia Orchestra. All'interno trovate non solo i classici post con tutte le nostre serate, ma anche nelle storie tante curiosità, perché insomma giochiamo durante il preserata o fine serata, ma anche le copertine in evidenza che sono una bella novità, perché se vi siete persi qualcosa, noi salviamo tutto lì dentro. E potrete trovare veramente tanti argomenti da poter scoprire e conoscerci sempre meglio. Credo che sia molto importante farci conoscere per quello che siamo, ecco, anche dietro le quinte, perché proprio questo crea il collante, no? E non il distacco che può creare un palco dall'artista che è in alto sopra questo palco. Invece, in questa maniera si è un po' più alla portata di mano e ci si ritrova appunto in base alle proprie esperienze, ai propri racconti. È proprio bello appunto ascoltare poi a fine serata quello che ci raccontano le persone che amano ballare. Sarebbe proprio veramente bello che questo muro trasparente che molto spesso si crea in qualche modo non esistesse, e lo cerchiamo di fare anche attraverso il social. Anche perché poi, come dire, la modernità è il modo di rimanere in comunicazione anche dopo una serata. Sì. E magari di incuriosire qualcuno che vede qualche video e dice: beh, questa sera mi voglio divertire e vado a provare a Sì. conoscere questa nuova orchestra. Magari Sì, assolutamente, esatto. assolutamente No, sì. ha un grande potere ormai il social, lo sappiamo da moltissimi anni. E diciamo che il potere principale è rendere accessibile qualcosa che magari un tempo era difficile, no? Andavi a vedere un'orchestra.
La rivedevi poi dopo, quando avevi la possibilità di andare a rincontrarla. Ora invece la possibilità di mantenere un legame anche se non vai a trovarla perché magari è troppo lontana. Quindi in qualche modo riesci a mantenere un contatto con queste persone che ti hanno regalato qualcosa, un qualcosa che ti ha fatto stare bene. E credo che questo sia una cosa molto bella da tenere tanto in considerazione. E quindi si rompe quel muro della distanza. Ecco, a me piace nelle mie interviste far conoscere anche un po' gli artisti, tra virgolette, nella vita personale. Quindi ti dico, qual è un hobby di Rosita oltre alla musica, le serate, i social? Però ci sarà un hobby che tu coltivi personalmente, quando proprio hai quei pochi minuti o quelle poche ore di tranquillità a casa tua, tranquilla, e dici ok, ora mi dedico qualcosa per me. Ah, ti stupirà, sembrerà lavoro, ma il mio hobby è proprio i social Ah. e le grafiche. Io amo creare video, fare grafica. L'ho scoperto da qualche anno, diciamo un po' prima del Covid, già questa cosa c'era. Era un hobby, adesso a tutti gli effetti compro corsi per imparare, acquisire sempre di più informazioni. Una delle cose che ultimamente mi sta prendendo tanto è proprio studiare un po' gli archetipi di brand, una cosa strana, però conoscere sempre di più quello che è una personalità e come farla emergere a livello visivo. Ecco, adesso vi ho Mamma mia, che svelato una bella! parte di me. Mi piace studiare queste cose tanto. Complimenti perché sembra qualcosa di molto difficile e impegnativo. Guarda, io quindi Ah, è complimenti creativo, veramente. è molto Brava, creativo. brava. Allora, ti leggo un po' di messaggini che arrivano già Vai. numerosissimi al 393-7366-888. Allora, vado a salutare subito Gianna che ci scrive: Ciao Giovanni, sono Gianna e volevo mandare un abbraccio e un saluto alla bellissima e bravissima Rosita, siete unici. La nostra capo fans club, posso dirla? Posso dire così questa parola giusta? Lei, insomma, gestisce il nostro fans club, ci aiuta tantissimo anche lei nel social perché, insomma, crediamo in questa risorsa, ma soprattutto ci accudisce un po' come una mamma, possiamo dirlo? Si prende sempre cura di noi, è sempre premurosa, ci chiede sempre se va tutto bene, se abbiamo bisogno di qualsiasi cosa, sempre un occhio di riguardo. Grazie Gianna, infatti è la prima che ci scrive subito. Grazie Gianna, davvero. E poi ti porto i saluti di Daniele Spolon, un mega salutore ai mitici Filadelfia, un abbraccio, a presto. Grande Daniele, finalmente ci rivediamo, ci risentiamo, è proprio bello. Oh, era un po' che non ci sentivamo, quindi mi fa molto piacere. Grazie. E poi ti porto i saluti particolari di Denis Damagnago. In realtà Denis devo tirare le orecchie perché questo messaggio tu gliel'hai già mandato l'altra volta. Bellissima donna con due occhi che brillano come diamanti e meravigliosa voce. Tutta verità, c'è da dire, perché sia gli occhi che la voce sono Grazie. fantastici. Però, Dennis, devi cambiare il messaggio. Ogni volta non puoi mandare lo stesso messaggio. Cambiamo un po'. Vabbè, guarda, ti dico, oggi è lunedì, questo messaggio va benissimo per Va l'autostima, per iniziare bene la settimana. Però ecco, insomma, va sempre bene che si aggiornino i messaggi, però oggi che è Oggi lunedì, va ci siamo bene così. svegliati Beh, poi. presto, che abbiamo dormito poco perché sai che ieri abbiamo suonato, Certo. quindi va benissimo. E poi, vabbè, tutta verità, ripeto, perché gli occhi, la Grazie. voce, assolutamente qualcosa di Grazie. straordinario. Un caro saluto a Rosita e all'Orchestra Filadelfia. Ci vediamo alla discoteca Palmariva. Ciao da Stefano. Oh, ciao Stefano, grazie. Allora, Stefano, secondo me è colui che ci ha regalato un dolce Stefano buonissimo proprio Puntin, due così si firma. settimane fa. Ecco, devo dire che è buonissimo questo dolce particolare. Adesso il nome non me lo ricordo, mi sfugge, perdonami, ma lui è una persona sempre molto elegante e carina. Adesso è la seconda volta che lo vedo, ci fa sempre dei video molto belli, curati, ma questa volta ha avuto anche questo bellissimo omaggio attraverso un dolce della sua zona tipica e mi ha mandato pure anche la sua storia. Però ecco, il nome non, mi sfugge in questo momento. Grazie Stefano, ci vediamo presto al Palmariva. Hai visto Sanremo, Rosita? È ovvio, Domanda è ovvio, scontata. figurati se io. Allora, anche se la prima sera non ero disponibile perché abbiamo avuto una serata, però l'ho seguito poi anche
in seconda fase o comunque anche al rientro dal viaggio, me lo sono guardata. Sì, è una, diciamo, è una manifestazione che non perdo mai da quando sono piccola, per quanto la musica cambia, eccetera, però è qualcosa che io non posso perdere, sia da cantante sia da italiana, quale io credo che sia qualcosa di talmente importante anche solo da guardare e vedere come si sta muovendo il mondo della musica. E devo dire che mi è piaciuto quest'anno. Mi ha emozionato tantissimo alcune cose. Prima di tutto, vabbè, la vincitrice, che trovo che sia stato estremamente giusta la sua vincita. Nella serata delle cover, insomma, io credevo che vincesse lei, ma comunque è stata comunque la vincitrice, del cuore di tantissimi, perché comunque questo è quello che è stato poi il risultato. E poi ti dico la verità, per 3 giorni l'ho pensata, per 3 giorni consecutivi, non so, ho avuto questo pensiero su di lei e credo che sia una ragazza che meriti davvero, tutto il successo possibile e soprattutto tanta fortuna, perché la sua voce arriva al cuore delle persone. Brava Angelina Mango, brava, brava, brava. Ascolta, e quali brani riproporrai in serata? Sai che il Allora, già DJ. lo stiamo facendo, Lo so, io lo eh. so, io so tutto, lo sai che sono super informato. Vabbè, stiamo facendo pazza perché io sono pazza. Io mi reputo un'artista, quindi ovviamente come tutti gli artisti abbiamo quel momento di estro, no? Quindi facciamo pazza di Loredana Bertè, ovviamente, ad Allegali perché è perfetto. A brevissimo faremo anche quella dei ricchi e poveri. Io Che e bello. Gabriele, perché insomma è un bellissimo pezzo, parla proprio del ballo, di come ci si sente poi quando si va a ballare, soprattutto sai, le coppie, no? Che si conoscono Certo. molto bene. Il testo è molto bello, mi è piaciuto subito. E poi ho trovato che questo brano, con le sonorità attuali, non li abbia resi, come si può dire? Adesso non voglio usare la parola sbagliata, però i ricchi e poveri li conosciamo appunto perché hanno sempre fatto canzoni leggere. Ok, e questo brano con le sonorità attuali li ha resi ancora con lo stesso spirito, ma senza invecchiarli, perché a volte fanno un po' ridere quelli magari di un tempo leggermente più passato, con le sonorità attuali Certo, è e vero. diventano poco credibili. In questo caso io li ho trovati estremamente credibili e attuali. Bravi i ricchi e poveri. Per me erano quelli che dovevano stare sul podio, eh? Lo dico proprio con tutto il cuore, hanno fatto qualcosa di veramente bello. E poi farò sicuramente, sinceramente, a breve, perché ovvio è già un tormentone, lo sappiamo, quello di Annalisa, no? Annalisa Certo. sta tirando fuori dei pezzi bellissimi, insomma, è inevitabile che rientrino nei balli, insomma, la gente già lo sta ballando, lo sta cantando, quindi a brevissimo arriverà anche questa. E Quindi chissà intanto ti sto se il 10 marzo, spoilerando, se il 10 marzo mi proporrete tutte queste novità al Teatro Mucchetti al pranzo di perché Grande no? Sorriso. Sai che ora Perché no? io sono quello delle promesse, eh? Guarda, ti faccio promesse. No, scherzo, no, Allora, perché. no, no, sicuramente una perché no? Una Ecco, perché no? Poi ecco. ovviamente che ci sono anche le nostre canzoni, non Beh, certo, possiamo assolutamente, la mancare con storia. quello che ci rappresenta, però una di Sanremo, perché no? Dobbiamo essere anche al passo coi tempi, eh? Giusto così. Io vi ricordo che l'Orchestra di Filadelfia, per l'appunto, li ritroverete Gabriele e Rosita. Tra poco sentiremo Gabriele, ora abbiamo sentito Rosita. Domenica 10 marzo, proprio al Teatro Mucchetti ad Adro. Prenotate perché sarà una festa fantastica. Sì, Giusto, Rosita? Poi la location è ancora più assolutamente. fantastica, tu la conosci bene, quindi. Io ho debuttato, Quindi quindi poi. che dire, cosa posso dire? Mi ha portato tantissima fortuna, è un locale splendido, si mangia benissimo, c'è tantissimo spazio per ballare, una pista bellissima e poi tanti ospiti, ovviamente i sorrisi migliori, quelli di Radio Sorriso, quindi dove non potete assolutamente mancare. E ti riporto ancora un po' di messaggi. Mi chiedono di farti questa domanda. Due nomi, uno maschile e uno femminile, con cui duetteresti della musica, immagino, leggera italiana, della musica italiana. Leggera italiana? Sì. Allora, sì, beh, questa è bellissima di domanda.
Allora, duetterei con Laura Pausini se mi concedesse. Magari sarebbe un onore con Laura Pausini perché, insomma, sono cresciuta veramente con le sue canzoni, come dicevo anche prima, Whitney Houston, sì, però italiana Laura Pausini. Ho iniziato con Strani Amori, quindi già mi emoziona solo dire il nome, quindi ecco, sicuramente mi piacerebbe tantissimo con lei. Uomo, invece un uomo. Vabbè, adesso mi viene proprio così distinto Mengoni. Sarebbe fantastico. Sarebbe fantastico, sì, Mengoni. Mengoni, sicuramente. Laura Sarebbe un Pausini onore. e Marco Mengoni. Chissà, chissà che non possa, la vita, vedi, abbiamo Non si visto sa mai. pochi mesi fa che un brano, no, della musica da ballo ha preso un importante premio, quindi qualcuno che qualcosa non si Esatto. aspettava, no? Nessuno si sarebbe mai aspettato un premio così. In realtà, vedi che è arrivato. Quindi anche le collaborazioni possono arrivare. Io guardo, poi sono anche dell'idea che bisogna sempre sognare in grande, Brava. perché nella vita mettersi dei limiti significa fermarsi già prima di iniziare, quindi bisogna sempre sognare in grande. Io sono una sognatrice, veramente ho realizzato più di quanto io sognassi, quindi mai dire mai. Mi emoziona pensare che un giorno canterò con Laura Pausini, voglio continuare a sognare, poi chissà, magari succederà e me lo auguro. Io ti riporto i saluti anche di Teresa della Costa Azzurra. L'ultima volta vicino a Toulon con l'orchestra Vagutti, ti ho visto, ti mando un grande abbraccio. Lei poi ci manda delle foto che prende dalla nostra diretta. Teresa Tere, è vero il Giusto, suo nome. Teresa, bravissima. io sono davvero contenta perché è un'amica che mi segue da tantissimi anni, veramente da tanti, tanti, tanti anni. Quindi Teresa, grazie perché mi segui sempre, e non è mai scontato. Poi, tra l'altro, lei è in Francia, quindi voglio dire, fa di Assolutamente. tutto, veramente. Grazie Teresa, grazie mille anche per essere qua oggi. E poi ciao Giovanni, buon lavoro a Radio Sorriso TV, qualche foto così la vostra meravigliosa ospite in diretta e ci scrive Silvano Furnaretto, il nostro fotografo ufficiale, così io lo chiamo. Anche lui, che devo dire di Silvano? A parte che adesso è un po' che non lo vedo, è un pochettino, però Silvano anche lui è sempre tanto carino con le orchestre, con tutti, con tutti. E è una persona davvero gentile e che ama insomma fare video, fotografie, questo è sempre qualcosa che rimane per sempre, un ricordo. Grazie, grazie, grazie Silvano. E poi buona giornata Giovanni, complimenti per la trasmissione. Sono Roberta di Sesto al Reghena. Volevo salutare Rosita, vista il Panorariva con i Philadelphia. Hanno fatto una seratona. Un abbraccio a tutti, spero di rivederli presto. Grazie, grazie Roberta, grazie mille, ci fa piacere. Beh, queste sono conferme importanti, sono davvero importanti perché fare questo lavoro si cerca sempre di fare il massimo, chiaramente, si cerca di trasmettere la nostra passione prima di tutto, però queste sono le conferme che abbiamo fatto il massimo. Grazie, grazie mille. E che dire Rosita, io ti ringrazio, starei qua ore a parlare con te, ma giustamente arriva tra pochissimo Gabriele, Certo. terminiamo con un bel brano come Bello l'amor, che fa parte poi della storia Philadelphia, abbiamo citato proprio poc'anzi i Eh sì. brani che fanno la storia di questa grande orchestra e lascio a te le parole per salutare il nostro pubblico, ma soprattutto il vostro pubblico. Ragazzi, io sono davvero felicissima di essere stata qua con Giovanni a passare questa mezz'ora in chiacchiera e in serenità. La musica è qualcosa che fa bene all'anima e accarezza davvero le nostre vite. Fate sì che sia la vostra protagonista. Vi auguro una bellissima settimana, ma soprattutto vi aspetto il 10 al Teatro Mucchetti. Un bacio grande. E grazie mille Rosita, grazie mille, torna a trovarci presto il 10, poi li vedrete tutti e due proprio al Teatro Mucchetti ad Adro all'interno del pranzo di Radio Sorriso. Noi ci ritroviamo tra pochissimo perché arriva Gabriele, sempre dell'Orchestra Philadelphia. Te Salutatemi Gabriele. Ciao Gabri. lo salutiamo, a tra poco. Seconda parte di Giro di Tacco ed è arrivato in collegamento come preannunciato la voce maschile dell'Orchestra Philadelphia. Ormai è praticamente un ambasciatore, perché ormai è un po' di tempo, che è la voce maschile. Do il benvenuto a Gabriele. Ciao Gabri!
Grande Giovanni, ciao Giovanni, ciao a tutti i telespettatori e radioascoltatori, come va? Bene, io bene, tutto a posto. Tu come va? Tutto bene? L'anno è Molto iniziato alla bene, molto bene. grande, so, con un sacco di lavori, un sacco di serate, cose nuove che stanno Sì. arrivando, giusto? L'anno è iniziato direi molto bene, abbiamo fatto già diverse serate, sono andate molto bene e ci sono tante serate in programma, quindi ci aspettiamo un anno ricarico di musica, direi molto meraviglioso e sereno, felice, insomma, per noi sta andando molto bene. Ascolta, so che beh, state veramente avete un sacco di eventi in programma, quindi poi tra poco li ricordiamo. Però chiedo anche a te di raccontarci Filadelfia in tre aggettivi. Quindi, come racconteresti proprio l'orchestra di cui tu fai parte, anzi, sei portatore proprio, ambasciatore, come la racconteresti in tre aggettivi Filadelfia? Sì, allora ci tengo a precisare che tra io e Rosita facciamo veramente un cambio di coppia davanti, quindi l'impatto che diamo sicuramente, cioè lo facciamo, diciamo ovviamente insieme a tutti i ragazzi, ognuno di noi fa la nostra parte, quindi mi piace pensare che sul palco siamo tutti sulla stessa barca, dico sempre io. Ecco. Per quanto riguarda il Philadelphia, io dico questo, sicuramente. Felicità, la nostra musica, noi, il nostro scopo è quello di, lo scopo nostro è quello appunto di trasmettere felicità, serenità al pubblico che ci viene ad ascoltare e quindi trattiamo un repertorio allegro, fresco e frizzante. Solarità perché è una formazione di ragazzi giovani, poi sai, nella formazione tu li conosci. Ci conosci tutti, no? C'è quello più pazzerello, ognuno di noi con la propria personalità e si esprime a proprio modo, quindi cerchiamo di trasmettere sempre anche questo, le nostre personalità e poi sensibilità. Io vorrei dire anche la sensibilità perché comunque siamo persone, ognuno di noi poi giù dal palco con i nostri momenti più belli, più brutti. Abbiamo a che fare con la gente, parliamo con la gente, quindi anche le persone che ci vengono a raccontare, diciamo, le loro giornate, i loro momenti sì, i loro momenti no, insomma, in qualche modo è bello che anche le persone vengano appunto a confidarsi con noi. Ecco perché io mi piacerebbe anche trasmettere la sensibilità dell'Orchestra Filadelfia. Ascolta, e invece il pubblico, cosa ti trasmette Sì. te quando sei sul palco? Perché c'è uno scambio, di energia, c'è uno scambio, tu Certo. che lo dai a voi, anzi, che date al pubblico, e il pubblico però vi risponde con un'altra energia. Sì, ma guarda, devo dire che nelle nostre serate, come dicevo, noi cerchiamo sempre, come dicevo prima, di trasmettere serenità ed allegria. E quando vediamo che il pubblico intanto balla, vuol dire, secondo me, che già stiamo facendo un'ottima musica che permette loro di fare ciò che gli piace in quel momento. Inoltre è chiaro che noi vogliamo, tra virgolette, vogliamo nel senso buono anche gli applausi e quando arrivano è sicuramente una conferma del fatto che stiamo, tra virgolette, facendo bene il nostro lavoro. Ma la parte più bella e interessante, tra virgolette, è anche il fine serata. Il fine serata, quando si finisce, è bello quando riusciamo a chiudere, come abbiamo fatto per esempio ieri, no? Serata a Crespiati, che vince di Lodi. Ma così come in tutte le altre nostre serate, serata ci piace chiamare il pubblico sotto il palco e vediamo intanto che il pubblico si avvicina, quindi vuol dire che si è creato già un legame tra noi e il pubblico e si è rotta quella barriera che diciamo l'artista dal pubblico. Vengono sotto il palco a cantare con noi e poi rimangono per salutarci, scambiare due chiacchiere, fare le fotografie. Quindi vuol dire che gli abbiamo trasmesso positività. I loro applausi, le loro emozioni, i loro abbracci ce lo confermano e quindi noi torniamo a casa felici, sicuramente contenti di aver fatto un ottimo lavoro e aver regalato al nostro pubblico delle ore di spensieratezza da noi. Ascolta, so che sei particolarmente legato ad un artista nazionale, che poi riproporrete anche in serata
Massimo Ranieri, lo ripropone Rosita, però anche tu sei molto legato. Quindi ti chiedo, ma per riproporre un brano, cosa ti deve colpire? La melodia, le parole, il testo? Soprattutto appendendomi a Sanremo, che ha proposto un sacco di brani nuovi, però poi come ogni orchestra avete fatto anche voi una selezione. E immagino che deve un po' prenderti il brano, deve colpirti. Certo. Allora, al di là del fatto che chiaramente noi dobbiamo trattare un repertorio di musica, al di là della tradizione, quando parliamo di pop italiano, trattiamo comunque delle canzoni che possano far ballare il nostro pubblico, sicuramente. Quindi c'è una selezione, ovviamente. Chiaro che nella selezione la fortuna sta nel fatto che se riesci a cogliere qualche brano dei tuoi artisti preferiti, io adesso ti faccio un esempio. Nel nostro repertorio abbiamo canzoni anche di Gigi D'Alessio. Io lo stimo molto come artista, come cantante e autore. Noi, per esempio, in un medley di canzoni trattiamo anche Non dirgli mai, la famosissima canzone che ha partecipato a Sanremo, tutti conoscono. E quindi, ovviamente, deve colpire la melodia, deve colpire il testo, e in un certo senso, la cosa migliore è se riesci a. In qualche modo in quel testo ti riconosci. Ecco che allora in quel punto lì, al di là della melodia, della bellezza della canzone, se tu in un qualche modo ti rispecchi in quello che dice la canzone, allora riesci a trasmettere le tue emozioni che sicuramente arrivano al pubblico. E loro ce lo confermano. Poi con l'applauso, i sorrisi, e a volte vengono lì e lo dicono anche, insomma, sai che quella canzone l'hai fatta proprio bene, 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 mi sembrava proprio la tua. Ecco, allora lì vuol dire che si è sposato tutto bene e niente, quindi questo per rispondere appunto alla domanda, deve capire la melodia, il testo e in qualche modo devi anche riconoscerti in quello che E quindi qual è la canzone che fai proprio tua? Quella che ti emoziona anche quando la proponi al pubblico? Ce n'è una in particolare a cui sei legato per qualche tua vicissitudine la canzone dice. personale, magari? Sì, e ti dirò una cosa. Allora, io sono molto più improntato magari sul melodico. Ne ho un paio di canzoni che, anzi, ti direi tre canzoni che fortunatamente siamo riusciti a inserire nel nostro repertorio e arrangiandole anche per il ballo. E sono di tre artisti diversi. Parto dal presupposto che, non, tra virgolette, una preferenza vera e propria non ce l'ho perché mi piace ascoltare veramente di tutto, soprattutto per quanto riguarda la musica italiana. Però appunto ci sono tre canzoni che amo tantissimo e che facciamo in serata, che sono queste. Non dirgli mai, che ho detto prima, di Gigi D'Alessio. Ti penso di Massimo Ranieri e I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Ovviamente nelle serate capitano le volte che facciamo una di questi tre brani, due, però purtroppo non sempre tutte le serate sono uguali, quindi alle volte in base al nostro pubblico dobbiamo anche capire quali canzoni fare. Alle volte invece ho la fortuna di poterle cantare tutte e tre, quindi ecco che mi esprimo a pieno e in quel momento lì mi piace essere tutto me stesso, dare tutto me stesso in quelle canzoni, in particolar modo. Ascolta, tornando un po' indietro, la prima volta, la tua prima serata, te la ricordi? Beh, immagino che non si scorda mai, no? Le prime volte non si scordano mai. Dove eri? Cos'è? Dove ti sei esibito? Ma la prima serata La che cadente primissima, no, intendi la qua? primissima serata della tua vita, dove proprio ti sei messo su un Ah! palco a cantare ad un pubblico. Allora, ti dico questo, ricordo che avevo 15 anni, che poi è stato da lì, quando poi è partita la passione per il canto, no? Ho scoperto tardi il canto, ho scoperto l'intonazione facendo così, partecipando ad un karaoke, semplicemente in spiaggia. Mi ricordo che ero in vacanza con i miei genitori. C'era questo chioschetto sulla spiaggia, c'era un ragazzo che faceva karaoke e sai, io tutto timido, non volevo andare, però mi hanno un pochino spinto, spronato a partecipare a questo karaoke. Non tanto, cosa c'è di male, ma divertiti, vai tranquillo. Io sono andato, ho chiesto di cantare una canzone che adesso ti dico la verità, non mi ricordo quale fosse, ma la mia prima esibizione davanti, diciamo, a un pubblico fu quella, in spiaggia, davanti al mare, ad un karaoke, all'età di 15 anni. E Ah, però poi vedi da lì che è partita da tutta la lì poi sei passione, diciamo, partito e per non ti sei più fermato per poi arrivare nella grande famiglia Filadelfia. L'abbiamo anche ricordati prima, diciamo, direzionata da Franco Madera, il grande patron, e poi anche logicamente Christian Madera, quindi figlio, la Chew Music che vi porta avanti e
E che com'è essere in una famiglia che, e quindi in un'orchestra, che ha una storia così lunga nel tempo? Perché sono oltre 30 anni, giusto? Correggimi se sbaglio. Fanno 32 anni quest'anno, quindi è un grande percorso, una grande storia. Se mi chiedi com'è, partiamo dal presupposto che ci si sente a casa, ci si sente in una famiglia, perché colgo l'occasione intanto di salutare Cristian e Franco Madera che ci stanno seguendo e loro sono veramente persone squisite. Ora sembrerebbero sviolinate, Giovanni. Sai che quando si tratta di certe cose sembrano un po' delle sviolinate, in realtà non è così, perché sono veramente prima di tutto delle persone e ti danno l'anima e ti danno il cuore, poi sono datori di lavoro e nel lavorare ti fanno sentire comunque a proprio agio. Dopodiché, chiaro che c'è una responsabilità, nel senso che comunque stiamo portando avanti una storia. Io, Rosita e tutti i ragazzi stanno portando avanti una storia che comunque è duratura da 32 anni, quindi ci sono varie generazioni, vari cantanti e tante tante canzoni. Chiaramente nel corso del tempo sono cambiate le cose, ci saranno altre età, la storia va avanti, noi cerchiamo di portarla comunque in alto, mettendoci tutta la nostra passione e cercando di fare sempre il meglio possibile. E intanto ti porto un messaggio. Ciao Giovanni, sono sempre Gianna. Come ho salutato con molto piacere Rosita, non voglio mancare al grande Gabriele. Li ringrazio tutti per Grazie. l'affetto che mi dimostrano. Un abbraccione. Ciao Gianna, come stai? Sicuro, ci sentiamo poi per messaggio, tanto che già non ci sentiamo tanto, Quindi. anche perché Giovanni, tu lo sai che Gianna ci porta il radicchio, sì. Io lo so, io lo so, io so tutti questi dietro scena, li conosco tutti. Ascolta, abbiamo citato prima, ricordiamo il 10 marzo sarete con noi al pranzo di Radio Sorriso. Rosita mi ha strappato una piccola, anzi, ho strappato io a Rosita una piccola promessa di fare un brano di quelli che state preparando, no? Mi ha svelato che state Sì, preparando prendo. qualcosina, però poi so che avete anche tante altre date, quindi lascio a te un attimo la parola per illustrare quello che sarà il vostro calendario. Sì, ok. Allora, praticamente noi domani saremo in diretta televisiva su Telepiccole. Quindi invitiamo tutti quanti a sintonizzarsi. Mettetevi comodi sul divano, guardatevi la puntata, perché sarà una puntata frizzante, bella allegra. Ci saremo noi Filadelfia, ci sarà il pubblico a ballare, quindi una serata particolare. E quindi mi raccomando, vincolatevi alla televisione, guardateci. Dopodiché facciamo un salto, facciamo qualche giorno di pausa nel quale faremo dei lavori e sabato ci rivediamo al Casablanca di Manerbio, sabato 2 marzo. E dopodiché, appunto, andando invece alla settimana successiva, giovedì 7 saremo al Macarena di Castellarquato in provincia di Piacenza. Alla festa delle donne invece, mi raccomando, non mancate e prenotate, quella è un'atmosfera un po' particolare, saremo a suonare in un centro commerciale, però appunto su prenotazione perché i posti sono limitate, ad Arcadia. Dopodiché sabato 9 marzo al Pier Maria Rossi e poi ci sarà appunto domenica 10 il grande pranzo, il Sorriso, il Teatro Mucchetti, dove insomma già si aspettano un sacco di persone, ci sono un sacco di prenotati, quindi sicuramente sarà un evento particolarissimo e pieno di energia, Giovanni. Ci sei tu, Io Giovanni? ci so, io ci Sì. sarebbe, certo, non posso mancare, io non posso mancare anche perché devo venire a salutare te, Rosita, tutti gli artisti che parteciperanno insieme a voi. Non... Poi Ascolta, non mi fermo qui. bravo, 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 bravo. Ascolta, ricordiamo i social, dove vi seguono, dove vi possono rimanere aggiornati. So che c'è un numero WhatsApp che non mi ricorderò mai a memoria io, quindi lo lascio dire a te se vuoi. Certo, come no, mi fa piacere. Allora, ci trovate su tutte le pagine social, quindi le pagine Facebook e pagine Instagram, cercando Philadelphia Orchestra. Poi ci sono ovviamente tutti i nostri profili privati, Gabriele Recenzo, Rosita Rota, tutti i ragazzi, per chi volesse seguirci in privato. Ognuno di noi pubblica sempre le nostre storie, i programmi e quant'altro. Poi, come diceva Rosita prima, perché io vi stavo seguendo sulle pagine social, trovate anche le storie in evidenza
appunto se qualcuno si fosse perso magari qualche storia che abbiamo tirato nelle ultime ore. E dopodiché, Giovanni, come dicevi tu, c'è questo numero WhatsApp che abbiamo messo in funzione praticamente da gennaio, che vi invitiamo a prendere, a segnarvelo, ed è il 379 28 76 019, ed è sufficiente che voi ci mandate un messaggio, lo scritto ciao sono, mettete il vostro nome, sono interessato alle vostre serate, noi una volta al mese vi mandiamo il programma delle nostre serate senza alcun tipo di impegno, così se vi fa piacere, quando potete, ci venite a salutare da vicino, tanto un messaggio WhatsApp lo riceviamo almeno uno tutti quanti i giorni, quindi un messaggio in più non cambia. E allora adesso ti faccio cambiare ruolo da cantante passi a presentatore. Ti lascio presentare i migliori anni della nostra vita. A te le parole per presentare questo grandissimo brano che ha fatto la storia, che fa la storia della musica italiana. E allora come lo presenteresti tu al tuo pubblico e al nostro pubblico? Ma guarda, faccio una piccola premessa. Noi non è che ci impostiamo troppo, nel senso che cerchiamo di essere sempre pane e salame, come si dice, nel senso senza star lì troppo a fare troppi giri di parole. Dovessi presentarla in maniera un attimino più professionale, diciamo così, come mi hai chiesto tu. Aspetta che mi imposto un attimo, guarda. Ok. Signori, dal panorama della musica italiana, una canzone bellissima del grande Renato Zero, suona l'Orchestra Filadelfia l'interpretazione di Gabriele Crescenzo. Ah, guarda che c'hai un futuro per le mani, eh. Potresti anche fare il presentatore, vedi? Chissà, magari un giorno non Chissà. sostituisco Amadeus Starrere. Chissà, guarda che le porte della musica sono infinite. Gabriele, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere averti qua con noi. Ci vediamo il 10, logicamente, al Teatro Mucchetti ad Adro Brescia. E logicamente continuate così perché siete giovani, siete belli da vedere, ma soprattutto trasmettete tanta, tanta voglia di fare ed è difficile ritrovare questa voglia di fare perché non tutti ce l'hanno. Grazie, grazie Giovanni, grazie a te dell'invito, grazie, voglio salutare anche Alex Sasso, il direttore della Certo, radio, ringraziamo, lui ci sta guardando mando sicuramente. Eh? Sicuramente ha un occhio sul lavoro e un occhio sulla trasmissione. un contatto. È così. Quindi voglio salutare tutti voi, voglio salutare tutti i telespettatori e radioascoltatori. Grazie per essere stati in nostra compagnia e mi raccomando, vi aspettiamo sempre nelle nostre serate, vogliamo salutarvi sempre da vicino e regalarvi le nostre emozioni. Allora, grazie mille Gabriele, Orchestra Filadelfia. Io ringrazio Matteo per la parte tecnica di questi collegamenti e vi rinnovo l'appuntamento a domani, stessa ora, stessa rete, sempre qui su Sorriso TV. Un saluto, ciao!